In attesa di Belgio-Romania alle 21 a Colonia, che completerà il girone E dell'Europeo, la notizia del giorno è la storica vittoria dell'Ucraina contro la Slovacchia per 2-1 in rimonta. La favola di una nazione, seppur in guerra, è da prima pagina, soprattutto per le implicazioni che ne verranno se dovesse addirittura avanzare agli ottavi come migliore terza. Sarebbe un piccolo miracolo sportivo degno di nota. A passare in vantaggio per prima è la formazione di Calzona, ex Napoli, con Scrans già decisivo nella gara di esordio. Poi, fra primo e secondo tempo, il controsorvarso ucraino, il pari di Shavarenko e il gol vincente di Yaremchuk. Complicata seconda giornata per il girone D, in cui il pareggio senza reti di Olanda-Francia fa risalire le quotazioni dell'Austria, vincente con pieno merito per 3-1 su una Bologna senza più stremoli. Trauner, Baumgartner ed Arnautovic le firme, con il provvisorio pari di Piatek per i polacchi. Con una ultima giornata tutta quanta da godere, in cui le qualificazioni potrebbero anche essere sorprendenti. Chiusura della seconda giornata dei gironi, sabato, con quello F, Georgia-Cechia alle 15 ad Amburgo, Turchia-Portogallo a Dortmund alle 18.